Ciao a tutti, oggi è il 29 marzo, ribadisco la data per un motivo importante, preciso. Oggi avrebbe dovuto tenersi un evento di presentazione di quello che è l'ultimo episodio del progetto Monte Inferno. Nella fattispecie sto parlando di questo piccolo libro che si chiama I fiori di Monte Inferno. Avevo scelto la data del 29 marzo perché esattamente 25 anni fa è stato ucciso Don Cesare Boschin, il parroco della comunità di Borgo Montello, dove è ambientato Monte Inferno. Quindi per me voleva essere un gesto significativo per ricordare una storia di mancata giustizia, visto che il colpevole appunto non è stato mai trovato e neanche cercato. Detto questo, volevo dirvi che cosa contiene questo libro. Oltre alle cose che ho scritto durante le riprese del documentario, ci sono altri contenuti che non sono miei, ma sono di alcuni componenti della famiglia Giorgi, ovvero Francesca, Martina, Marco, Stefano e Daniele. Loro sono tra i protagonisti del documentario. E per me hanno scritto le storie dei fiori che sono inseriti in questo libro. Fatto così, l'anno scorso sono andata a casa dei Giorgi e ho preso dalle loro serre 10 fiori, li ho scansionati, li ho messi sul vetro del mio scanner e ho ricavato delle immagini. Per ogni immagine loro hanno scritto una storia. Io ovviamente le ringrazio tantissimo per questa collaborazione creativa, sono stati veramente disponibili e hanno arricchito enormemente questa piccola pubblicazione. Altri nomi per questo libro, la prefazione di Don Ciotti, ho chiesto a lui di scriverla, lui si è prestato molto gentilmente, una cosa di cui sono molto orgogliosa ovviamente, che Don Ciotti ha sempre seguito le vicende dell'omicidio, relativa all'omicidio di Cesare Boschin, chiedendo che fosse trovato il colpevole. E quindi ringrazio anche Don Ciotti appunto di essersi prestato per questo libro. E poi vi faccio altri nomi. Innanzitutto la curatrice, che è Gaia Light, che è un'artista italiana che vive a Miami, con la quale io collaboro molto spesso, è anche un'amica, e senza di lei probabilmente questo libro non esisterebbe. È lei che mi ha dato la fiducia per poterlo pubblicare, quindi la ringrazio anche perché ha fatto un lavoro di curatela molto puntuale, molto preciso come lei. Poi altri nomi, Massimo Calabro, il designer di questo libro, con Massimo ho collaborato da tanti anni e gli ho chiesto un intervento molto minimalista, in questi anni che per me sono di sottrazione nel mio modo di lavorare, non è facile starmi vicino perché, e lui lo sa bene, però insomma lo ringrazio perché quello che ha fatto è esattamente quello che desideravo. Poi ringrazio Bonifacio Pontonio che ha supervisionato tutte le immagini, non era facile e lo ringrazio tantissimo. E poi vi nomino anche gli editor che si sono presi la briga di controllare il libro e sono Emma Bardelloni, che è mia madre, che dall'alto dei suoi 94 anni mi dà sempre un grande contributo per i miei progetti, quindi la ringrazio molto, ha trovato degli errori di battitura notevoli. Poi ringrazio anche Giamila Campagna, che è direttore creativo della Testata Il Muro, che è un giornale che ha sempre seguito le vicende di Monte Inferno, e ringrazio lei e tutta la redazione per questo. E poi altri editor sono Chiara Cavallo, Serena Cavallo e Francesca Di Spirito, che sono le persone con le quali collaboro normalmente, lavoro normalmente. Io li ringrazio tutti e vi lascio con un'immagine e vi do appuntamento alla vera e propria presentazione dal vivo di questo piccolo libro, I fiori di Monte Inferno. Grazie a tutti.